Buonasera a tutti, benvenuti. Questa sera, come sapete, a causa della situazione sanitaria abbiamo sospeso il gruppo Sangassate dintorni, che riprenderà appena possibile, appena la Regione Lombardia emanerà, diciamo, delle direttive che permetterà nuovamente lo svolgimento dei gruppi, sia di formazione, scolastici, eccetera, eccetera. E diciamo che proprio per questa emergenza io questa sera volevo, come dire due parole un po' su questo momento, ma in particolare, diciamo, tutti i presidi sanitari, diciamo, sono stati emanati le norme igieniche, eccetera, quindi da questo punto di vista abbiamo tutta una serie di direttive che possiamo osservare per preservarci. Diciamo, dal punto di vista psicologico, ovviamente è un momento che può in qualche modo creare delle ansie, può creare delle difficoltà da questo punto di vista. E diciamo, questo è un punto importante perché, come ci ha spiegato un po' Elizabeth Blackburn, in quel libro La scienza che allunga la vita, come vi ricorderete, Elizabeth ha vinto un premio Nobel nel 2009 per questa scoperta sui telomeri, in cui ci ha spiegato che in qualche modo il nostro sistema immunitario diventa, in qualche modo, lo mettiamo in difficoltà nei momenti di stress, no? Ed ecco perché, è molto importante in questo momento agire in modo tale per preservare il nostro benessere psicofisico. E da questo punto di vista, diciamo, ci viene un po' in aiuto la mindfulness, perché John Kabat-Zinn ci ha spiegato che effettivamente la consapevolezza è un presidio estremamente utile sia per gestire proprio lo stress, per in qualche modo riconoscere, lasciare andare tutte quelle reazioni automatiche, spesso irrazionali, che noi abbiamo e che finiscono invece per metterci in difficoltà. E John praticamente ci ha detto: la meditazione, il movimento, un altro elemento di grande importanza, ovvero per esempio lo yoga, il tai chi chuan, il qigong, per esempio in questi giorni in cui stiamo riducendo un po' i contatti con l'esterno, proprio per, come dire, isolare un po' il virus e non fare in modo che si estenda, abbiamo più tempo in qualche modo a disposizione. E quindi l'idea è proprio di lavorare sul benessere, fare in modo che, utilizzando parte del tempo che abbiamo a disposizione, possiamo proprio meditare, lavorare sul corpo. Per esempio il fatto di sentire il corpo, di stare in contatto con le nostre sensazioni, perché ovviamente sono tutte comunicazioni che il corpo, che il nostro corpo ci fa, e quindi il fatto di poterle sentire, di poterle ascoltare, e di poterci allineare anche con queste comunicazioni che il nostro corpo ci fa diventa un fatto estremamente importante. E se volete, sempre per investire
ancora di più sul nostro benessere, l'altro elemento è proprio la meditazione, scusate, l'alimentazione. Come dire, il magico accordo è un po' meditazione, alimentazione e movimento. E da questo punto di vista, se qualcuno di voi ha voglia, per esempio c'è questo bel libro di Franco Berrino, Mariani e Lumera, 21 giorni per rinascere, sempre di Mondadori, che mettono insieme proprio questi tre elementi di grandissima rilevanza, cioè il fatto di mangiare in modo moderato, stando in contatto con noi stessi, quindi stando in contatto con le sensazioni della fame e della sazietà, quindi vuol dire fondamentalmente mangiare in consapevolezza. Questo in qualche ci aiuta sia a mangiare un po' più lentamente, a masticare, eccetera, anche con l'idea, poi seguendo l'indicazione del dottor Franco Berrino, che è un maestro da questo punto di vista sull'alimentazione, proprio di mangiare il più possibile, mangiare il più possibile in modo sano e moderato. Diciamo, questi sono un po' dei presidi proprio per affrontare questa la situazione che stiamo vivendo in questo momento, diciamo, nel migliore dei modi possibili, cercando proprio di utilizzare la pratica meditativa per stare nel momento presente, stare nel qui ed ora, cercare di avere sempre il nostro centro in modo da permettere di evitare tutte quelle reazioni automatiche, spesso emotive, che ci mettono in una posizione di come dire, alterano in qualche modo il nostro equilibrio, no? Quindi, come se meglio che possiamo, proprio perché è un momento di, come dire, di difficoltà un po' per tutti, insomma, no? Avere anche tempo libero, momenti in cui non sappiamo cosa fare, li possiamo proprio utilizzare da questo punto di vista. Ecco, mi sentivo in qualche modo di iniziare questa pratica di questa sera dando proprio, come dire, un contributo, se volete, dal punto di vista psicologico, no? Per riuscire a governare lo stress di questo momento. Naturalmente anche il libro di Jon Kabat-Zinn, Vivere momento per momento, chi ancora non lo avesse letto, è sicuramente un bel testo da leggere. Questa è, diciamo, un po' la premessa di questa meditazione. Adesso faccio uno stacco e poi iniziamo la meditazione vera e propria.